Salve a tutti, oggi vi faccio vedere come attaccare queste insieme. Come attaccarle? Io ho usato il punto basso per attaccarle insieme. Non è difficile a farlo. Alla fine di questo video troverete una link per fare questo fiore. Per quelli che hanno interesse a farlo, questo fiore, ci sarà un link per un video come farli. Ma in questo video vi faccio vedere come attaccarli tutti insieme. Se avete come questi, come attaccarli insieme, potete usarli per altre cose. Qui io ho già attaccato questi qui insieme e adesso vi faccio vedere come ho fatto. Allora, questa prendete la prima, prendete un'altra che è pronta, come vedete, li mettete dietro che si tocca con il dietro e cominciate con una maglia bassa. Qui dove ci sono le catenelle dovete fare due maglie basse, cominciate con due maglie basse dove ci sono le catenelle, poi dovete fare una maglia bassa in ogni catenella che troverete. L'importante è che li mettete dietro con dietro insieme e lavorate sul davanti, come vedete. E l'importante è che quando sono insieme l'uncinetto entra anche dietro e li chiudete come con una maglia bassa. Continuate così con una maglia bassa in ogni catenella che avete finché arrivate qui dove ci sono le catenelle, qui come vedete, e poi vi faccio vedere come continuare. Sono arrivata qui, ho fatto tutte le maglie basse qui, sono arrivata alla fine, qui ci sono le catenelle, allora faccio due maglie basse qui, sempre con l'altra di dietro. Prendo la prossima, prendiamo la prossima, qui abbiamo un'altra che è pronta, la mettiamo insieme dietro con dietro, sempre la lana non la tagliamo, così continuiamo con la stessa lana. Qui facciamo due maglie basse perché siamo nelle due catenelle. E continuate come avete fatto prima. Continuate sempre attenti a prendere la parte di dietro con una maglia bassa. Sempre continuate così, attaccarli insieme con una maglia bassa finché arrivate qui di nuovo. Qui fate due maglie basse, qui dove ci sono le catenelle. Poi prendete la prossima che troverete, prendete un'altra che avete fatto e dovete continuare così. Avete questo risultato qui. Adesso vi faccio vedere come attaccarli da questa parte qui. Sono pronti, come vedete, tutti li ho attaccati tutti così. Adesso li attacchiamo da questa parte e facciamo lo stesso. Nella prima facciamo due maglie basse perché ci sono le catenelle. Facciamo due maglie basse nella prima. Dobbiamo fare lo stesso come abbiamo fatto prima. Cominciamo con due maglie basse qui, una e due. E poi continuate facendo una maglia bassa in ogni catenella che avete. L'importante è che vedrete che state attaccando la parte dietro con la parte del davanti insieme. Questo è l'importante. Ma dovete continuare come avete fatto prima. Adesso quando arrivo qui vi faccio vedere cosa dovete fare. Questa è pronta, come vedete siamo arrivate qui e qui dove abbiamo le catenelle. Allora qui dobbiamo fare due maglie basse qui, una e due.
Saltiamo questa qui e due maglie basse qui dove abbiamo le catenelle. Una e due. E poi dovete continuare lo stesso come avete fatto prima, sempre lo stesso con una maglia bassa in ogni catenella che avete. Dovete continuare qui, poi qui fate di nuovo due maglie basse qui e continuate qui come abbiamo fatto qui. Sempre lo stesso, non è difficile, avete questo risultato come vedete. Non è difficile da fare. Questi sono pronti, come vedete, li ho finiti e questo è il risultato finale che avrete qui. Sono tutti pronti, come vedete. Come vi ho detto, se vi interessa sapere come fare questo fiore, alla fine di questo video troverete una link per fare questo fiore o un video come farlo questo fiore alla fine di questo video. Spero che avete capito quello che ho fatto. E che lo proverete. Ciao per adesso.